Se sei un batterista come me, avrai sicuramente avuto a che fare con un'ossessione chiamata tempo. Se invece non sei un batterista, ma hai lo stesso problema, tranquillo, rilassati, potresti essere un batterista latente. Prova a pensare. Il ritmo nella musica rappresenta lo scorrere del tempo, giusto? E quindi è indissolubilmente legato alla vita. Sono incatenati. Il tempo e la vita sono due cose inseparabili. Perciò, ritmo e musica, tempo e vita. Ritmo e tempo, e musica e vita, cosa sono? Sono delle analogie, delle metafore? Chiamale come vuoi tu. E comunque, chi non è consapevole di questa cosa? Bene, adesso lo scoprirà, così si unirà a noi. Si pensa che un batterista sia ben allenato nella gestione del tempo. Quindi, sia che tu sia un batterista, un musicista o nessuna di queste cose qua, lascia che io ti dia tre consigli, come solo un batterista può darti, almeno per cominciare a entrarci un po' in empatia con il tempo. Consiglio numero 1. Quando impari qualcosa di nuovo oppure inizi un nuovo lavoro, un nuovo percorso, dai tempo al tempo. Ogni cosa ha un ritmo naturale che non conviene alterare. Per esempio, ascolta questo bellissimo groove. Ok? Per chi non lo sapesse, un groove è quel disegno ritmico, quella frase ritmica che un batterista ripete continuamente, sempre uguale, che stabilisce appunto un groove, cioè un andamento. Bene, nel caso di un groove ben suonato, per far sì che giri bene, non è sufficiente mettere solamente ogni nota nella sua corretta collocazione spazio-temporale, ma devi utilizzare la sua terza dimensione, cioè il significato. Posizionare una nota nella perfetta griglia spazio-temporale in due dimensioni è una cosa che richiede un grande sforzo cognitivo e di coordinazione dei movimenti, ma non è così difficile da raggiungere come obiettivo. Infatti è relativamente facile, ma anche poco personalizzabile. Basta sforzarsi un po', pensarci un po', concentrarsi un po'. Ma ora prova a pensare a quanto spessore potrebbe dare ognuno di noi a questa azione fisica che poi si traduce nell'esecuzione di una nota. È la qualità di questo spessore l'elemento unico che ci contraddistingue. La nostra unicità si sviluppa con il tempo, ma solo se coltivata con lo studio, l'analisi, la ricerca e l'esperienza. Quindi posso solo dirti, dai tempo al tempo, coltiva la tua passione con la ricerca, lo studio, fai le tue esperienze e vedrai che il tempo ti restituirà la tua unicità. Devi solo avere fiducia in te e la qualità di quello che fai e non la quantità che ti rende unico. Consiglio numero 2. Tieni il tempo. Non lasciare che il tempo ti sfugga di mano. Per un batterista è inammissibile, ma lo è per tutti noi. Il tempo non lo puoi controllare. Lui va sempre avanti, a prescindere da te. L'unica cosa che puoi fare è gestirlo. Quando un batterista suona, praticamente gestisce una serie di eventi fisici sulla scansione di un tempo metronomico. Per un batterista tenere il tempo è una missione, ma non può e non deve ridursi solo a questo. Prima ti ho parlato di qualità. Ora devi far sì che questo concetto diventi un'abitudine ripetibile. Tieni stretto il tempo nelle tue mani e nella tua musica, perché si sa che il tempo non si trova e tantomeno lo si compra. Se lo tieni stretto nelle tue mani, il tempo ti condurrà dove vuoi tu. È forse la cosa più importante che abbiamo, ma che non possiamo trattenere. È come essere immersi nella corrente di un fiume. Per cui il consiglio che voglio darti è tieniti stretto il tuo tempo, usalo a tuo favore, tanto a lui non interessa. Sia che tu stia suonando il tuo strumento, sia nella vita di tutti i giorni, è la stessa cosa. Consiglio numero 3. Non perdere tempo. Questo è un lusso che noi batteristi proprio non possiamo permetterci. Nessuno al mondo può permettersi di farlo. Durante una magnifica performance ti stai lanciando in un film memorabile e durante questo film accade qualcosa che ti distrae. E allora cosa succede? Succede che arrivi tardi all'appuntamento con la band. E si traduce in una cosa che noi in gergo chiamiamo un disastro musicale. Un disastro musicale è una cosa piuttosto imbarazzante e che spesso mina un po' anche la nostra autostima, oppure potrebbe essere anche rischioso per il nostro lavoro, perché questo è un ambiente piuttosto competitivo. Oppure una mattina ti svegli, ti guardi intorno e dici: ma questa non è la vita che io sognavo. Ma porca miseria, ma che cosa è successo negli ultimi anni? Ma mi sono distratto un attimo ed è successo un disastro. Mi sa che sono arrivato tardi all'appuntamento.
Lasciatelo dire da uno che ci è già passato. Non perdere tempo nel vortice del perfezionismo, oppure non fissarti solo su un obiettivo nella vita. Sii flessibile, sii elastico e soprattutto buttati, provaci, fai le tue esperienze, fai gli errori che devi fare. In pratica, vivi. Quindi non distrarti, chiedi aiuto se necessario, ma comunque in ogni caso non perdere tempo, altrimenti non riuscirai a fare nemmeno il batterista.